notizia di ieri mi ha distrutto e non ci sono assolutamente parole in questo momento che possano veramente far capire certe cose che si provano. Un rapporto che andava al di là del campo di pallacanestro, con lui e con tutta la famiglia. Per i miei impegni lavorativi adesso, diciamo, ci vediamo molto meno, però l'affetto per lui, per la sua famiglia, è un qualcosa che è restato e rimarrà sempre, perché sono molto grato per ciò che hanno fatto per me anche in momenti difficili della mia vita privata, e quindi sicuramente una perdita pazzesca, devastante. Mi auguro solo veramente che una figura del genere possa essere sempre ricordata e che lui ci dia ancora la forza di credere in questo lavoro sui giovani, su cui lui era veramente pazzo. Potrei raccontare tanti aneddoti, tante litigate, però dopo ogni litigata c'era una parola, un gesto che veramente dava tanto, un gesto che faceva capire l'affetto e l'amore che lui provava nei confronti delle persone che incontrava. Quindi ad ogni litigata seguiva un qualcosa del genere.